italiani siamo davvero molto bravi, perché potete dire quello che volete, però se ci mettiamo di buzzo buono, come si dice, o di sano impegno, riusciamo ad ottenere dei risultati che nessun altro ha saputo ottenere. Oggi Italia Chiama Italia vi darà una dimostrazione pratica di quello che vi sto dicendo con il primo servizio, per esempio, ce lo regala Stefano Salimbeni, che ci fa conoscere un italiano che ha inventato un sistema molto ingegnoso per caricare le batterie, non so, quelle ricaricabili al litio, per esempio, in poco tempo e con una durata assolutamente superiore a quelle della norma che troviamo in commercio. Vediamo un po' il servizio, incuriosisce. Quando andiamo a ricaricare la batteria di un computer portatile o di un iPhone o di qualcosa che utilizza batteria, ad esempio al litio, ci vogliono decine di minuti o ore. FastCap System si occupa della creazione e della commercializzazione di un accumulatore in grado di caricarsi e scaricarsi in secondi, quindi molto rapidamente, e di durare decenni. Lei nel 2008, cioè alla vigilia della peggior crisi del dopoguerra, ha deciso di aprire un posto così. Ci vuole un bel coraggio. Noi ci occupavamo di energy storage dal 2003. Nel 2008-2009 l'American Recovery and Reinvestment Act è stato creato per finanziare progetti, compagnie o ricerche accademiche che si occupassero di energia e in particolare, che è il caso nostro, di energy storage. I soldi di Obama? Esatto. Come è arrivato qui? Ho fatto una laurea al Politecnico di Milano. Nel 2000 sono venuto negli Stati Uniti per un periodo che doveva essere di 6 mesi. Questi 6 mesi sono diventati 11 anni. L'America, con tutte le opportunità che ho avuto, è diventata la mia casa, ma l'Italia è sempre la mia casa. In Italia ci torno spesso. Mi sono anche sposato in Italia il 1° di ottobre, quindi rapporto ottimo. Per quanto riguarda quello che stiamo facendo a FastCap, ci occupiamo anche di energy storage per trasporti. E in Europa e in Italia c'è un mercato molto interessante dal punto di vista trasporti. Noi andiamo nei veicoli ibridi a rimpiazzare batterie che sono costose con pacchi di accumulatori che vanno a tagliare i costi. Noi vogliamo essere una delle prime compagnie che dà modo di veramente toccare tutti i consumatori, facendo modo che i veicoli ibridi siano alla portata di tutti. Siamo arrivati oramai alla quarta